mare. Bello, bellissimo. Pare uno scrigno. Lea Garofalo era una testimone di giustizia, uccisa il 24 novembre del 2009 per aver avuto la forza e il coraggio di ribellarsi alle regole non scritte dell''ndrangheta. E che peccato che non hai visto, la nonna al processo. Tu non te la immaginavi, tua madre che parlava e li guardava dritti negli occhi. Ed è proprio dalla parte degli occhi della figlia che si pone Mirella Taranto, che è l'autrice di questo splendido testo, per provare a restituirne l'epopea tragica, drammatica e coraggiosa. E nessuno a casa propria se la mangiava una pizzaiola così, perché zia Carmela le ricette sue non le dava, chiudeva a chiave la dispensa, che la cucina sua, più che una cucina, era un terreno di incantesimi, di formule segrete e proibite. Credo che sia questo il motivo per cui decidiamo di raccontare una storia come questa. Il fatto che non è una storia, ma è una come tante altre storie che tutt'oggi si verificano e che alle quali ormai siamo quasi indifferenti, le sentiamo al telegiornale ma non ci toccano più di tanto. Quindi questo credo che sia un motivo in più per non smettere mai di raccontare storie del genere. Noi proviamo a metterla in scena con tutto il rispetto che avevamo nel cuore. No, buonasera.